Bella ragazzi, qui Palaz e eccoci qui dopo 4 giorni di, diciamo, inattività, perché avevo detto ragazzi che caricavo un video ogni 3 o 4 giorni quando, diciamo, riuscivo a fare una partita decente. E oggi diciamo che non vi ho portato proprio un punteggione come avevo fatto ad esempio un 66-0 o altre partite che avevo fatto in questo periodo, ma vi ho portato uno sciame che tra tutti quelli che ho fatto, ne avevo fatti più di una venticinquina, trentina, che però erano sempre i soliti, cioè con PDV e compagnia bella. Oggi vi ho portato uno sciame che secondo me è il più difficile che abbia mai fatto, con l'XPR. Ci ho impiegato ben 3 giorni, ragazzi, bensì da quando avete visto l'ultimo video, da 660. Ho detto: ma perché non portare ai miei iscritti qualcosa di, vabbè, diciamo, non di galattico, però di qualcosa di difficile che non è facile fare, appunto. E allora ho detto: ma perché non provo con un cecchino? Magari un cecchino difficile, che nell'uno contro uno non è molto facile. Allora ho detto: ma sì, proviamo questo, visto che il ballista, ragazzi, non mi piace ed è abbastanza forte. Il DSR è troppo forte. Allora ho detto: prendiamo questo. È stata una partita veramente, ragazzi, non più che altro sculata, nemmeno rushata, ma è stato un po' di, diciamo, di contenimento. Non ho campionato alla grande, però è stata dura farla, visto che l'ho fatta 5 minuti fa e sudavo come non so che cosa per farla. Vi dico un attimo i perk, che sono i soliti, ragazzi. Utilizzavo due bonus principali, che erano inflessibile leggero, poi maratona come terzo e mi sembra silenzio di tomba come secondo, se è così. Qui vi vedete una bellissima tripla, ragazzi, con un collateral anche spettacolare. Mi è piaciuta molto questa partita, ragazzi, perché ho fatto molti one shot, soprattutto sulla testa, cioè prendendoli, facendo headshot beach. E mi ha divertito molto. Ringrazio comunque tutti quelli che hanno partecipato, cioè, nella mia partita, perché ad esempio soprattutto Tatino, che, ragazzi, mi ha dato, mi sembra, 5 VSAT in 5 minuti. È stata una cosa incredibile. Ovviamente praticamente avevamo il VSAT come mappa, quindi sono stato anche, diciamo, aiutato da lui. Poi qui ho finito le armi, i colpi, ho detto: cioè, aspettiamo la fine. E niente. Ringrazio anche gli altri perché comunque m'hanno, cioè, gli ho chiesto se potevo lanciare le cose prima io e vabbè. La partita, ragazzi, finisce non con un punteggione della Madonna, ma finisce con un 38-5, mi pare. Partita che è iniziata veramente male, perché ho detto: cioè, faccio alla fine uno sciame normale, cioè con l'arma un PDV, un MP7, che però tra l'altro avevo già fatto. Però di portarvi uno sciame così, sinceramente, non mi sarebbe piaciuto, visto che più che altro li vedete da tutte le parti ormai. Ormai è uno sciame praticamente. Se tu giri su YouTube è una cosa che si fa ordinariamente. Cioè, io non so come fanno a fare gente punteggi da 101, 102. Perché, ragazzi, vi giuro che io mi sono messo questi 3 giorni per fare una cazzo di partita decente. Ho detto: c'è stato un momento oggi che stavo per riuscire a fare il 100 più. Sono arrivato a 87 kill, 6 morti. A lei ho incominciato, ho fatto 3 kill, sono arrivato, l'avete finita facendo 89-12. Ho detto: vaffanculo. Quindi, ragazzi, vi do un attimo un consiglio per chiamare lo sciame con quest'arma. Vi dico che non dovete rushare molto, soprattutto dovete stare in, se volete chiamarlo, dovete stare in mappe non grandissime, perché non è fortissimo dalla distanza questo cecchino, non è un DSR, ragazzi. Più che altro dovete stare in mappe, appunto, come standoff. Hijacked, no, ragazzi. Raid, sono queste secondo me le due mappe principali per chiamarle. E non dovete nemmeno lasciare molto, perché se lasciate, ragazzi, o avete gente che vi parla al culo, diciamo, con MP7, PDV. Se no, o avete culo e riuscite a pararvi con la mitragliatrice, con la pistolina che sparate i colpi come ce l'ho avuto io, o, ragazzi, sono cazzi, perché non è facile, diciamo, uccidere con quest'arma. Perché a differenza, appunto, del, vabbè, tralasciando ballista, che è forte al variare, appunto, della connessione, perché se una buona connessione, anche se lo becca sul fianco, muore. Se invece no, c'è una connessione di merda, fai hitmark. Invece il DSR, ragazzi, ovunque lo colpisci, anche sull'unghia del piede, lo uccidi. Qui, ragazzi, ormai la partita è finita. Spero che vi sia piaciuto. Ovviamente ci ho messo un impegno della Madonna per farlo, anche se magari non potrebbe sembrare. Purtroppo la partita era finita appena l'avevo schiacciato lo sciame. Vi ricordo, ragazzi, di lasciare un commentino, che fa sempre piacere, perché per questo impegno, diciamo, aiuta. Cercherò di portarvi una partita buona in questi prossimi 3, massimo 4 giorni. E mi raccomando, ragazzi, lasciate un bel mi piace. Qui chiedo scusate un po' il lag.
un bel mi piace che aiuta sempre. Ho visto che siamo arrivati a 65 mi piace lo scorso video. Continuiamo così. Un mi piace, un commentino e iscrivetevi. Bella raga.